cercare di chiudere la partita come scelta, e però c'è un problema Inzaghi? No. Che problema Inzaghi? No, nel senso che si pensava, visto che si era visto scaldarsi, che potesse entrare. Ho fatto scaldare tre giocatori, tra cui Inzaghi, perché secondo di come andava la partita lo potevo utilizzare. Poi dopo un'altra partita, è andata in un altro modo, ho fatto male Merkel, ho dovuto scegliere, tra un centrocampista e una punta, ho potuto mettere dentro una punta, che è stato Ibrahimovic, però non c'è assolutamente problema con Inzaghi, sono scelte che faccio, e purtroppo qualcuno deve rimanere fuori con Inzaghi, se è rimasto fuori come sempre per il bene della squadra, ma problemi non ce ne sono assolutamente. Beh. Scusa, l'idea di provare gli ultimi minuti Robinho trequartista, insomma comunque di nuovo queste tre punte, vedo che partita dopo partita stuzzica sempre di più. Sarà anche una scelta iniziale prima o poi o solo partita in corso? Potrà essere anche una scelta iniziale, credo che si possa giocare anche con le tre punte, soprattutto quando c'è grande partecipazione alla fase difensiva, come lo fanno sia Ibra che Robinho che Sherrard. E quindi questo fa sì che aiutano la squadra e nello stesso tempo hai più qualità offensiva. Parliamo della partita, era importante raggiungere la semifinale, è stata raggiunta, quindi altra sfida con la Juve. Era importante vincere stasera perché perdere fa arrabbiare tutti. Io lo sono io. Ci tenevo i ragazzi a vincere, hanno fatto giocando anche una buona partita, a parte che nel frattempo abbiamo concesso, credo, una palla molto importante alla Lazio sul colpo di testa di Gonzales. Però la squadra poi dopo si è ripresa, ha difeso bene, ha creato molto, ha sbagliato forse soprattutto un passaggio, il campo era in perfette condizioni, quindi siamo contenti con quello che ha fatto. E la Juve adesso? La Juve ora aspetteremo di giocare la semifinale, perché prima della Juve ci sono partite importanti e la prima è quella di domenica sera col Cagliari. Bene, Furio, ti congedi? Sì, dai, una domanda di mercato. Sarebbe un problema allenarle due, più due adesso, meno attacco invece di uno? Faccio Furio. Domani credo che la società abbia detto che domani è il giorno in cui si saprà chi è l'eletto. Ma per te sarebbe un problema trovartene due? No, problemi non ci sono. I giocatori che stanno nel Milan sanno che sono tutti a disposizione della società e dell'allenatore. L'allenatore deve fare delle scelte nel bene e nel male. E non posso fare diversamente, perché tutti gli unici in campo ce le posso mettere. Col microfono, forte. Una bella sorpresa, Mesbah. Partito magari un po' a rilento, però soprattutto nel secondo tempo anche dei bei traversoni. Te l'aspettavi così? Le qualità del giocatore le conoscevamo, ha fatto una buona partita, a buon piede, per essere solamente da tre giorni che è con noi, sono contento di quello che ha fatto. Ok, no, c'è una domanda qua? Grazie. Ma l'infortunio di Merkel rischia di metterci un po' in difficoltà a centrocampo? Sono contento di quello che ha fatto, la prestazione che ha fatto, che è un campione. E dispiace per l'infortunio di Merkel, speriamo che sia di lieve entità. Bene. Buonasera.